Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrare come fare a migliorare la qualità di un'immagine utilizzando Photoshop Classe 5 Extended. La prima cosa, apriamo il programma. Importiamo la foto che ha bisogno di essere sistemata. Come vedete, questa foto è decisamente sfocata. Vi dico già da subito che il risultato finale non può essere un risultato ovviamente ottimale, però la qualità dell'immagine va a migliorare veramente di tanto. Allora, prima cosa, creiamo il livello 0 premendo due volte su sfondo e dando ok, e poi duplichiamo il livello, creando quindi un livello copia. Selezionando il livello copia, andiamo su filtro, altro, accento a passaggio. Qua selezioniamo un raggio leggermente inferiore a quello che ci propone il computer. Insomma, devono vedersi bene i contorni. Poi andiamo su queste freccioline qui e selezioniamo sovrapponi. Così è con l'accento a passaggio e così è senza. Con senza. Già c'è un po' di differenza. Per unire questi due livelli in un unico livello, selezioniamo, facciamo Command più clic sul primo e Command più clic sul secondo. Se siamo su Windows, Ctrl più clic e Ctrl più clic. Poi facciamo Command E oppure Ctrl E, se siamo su Windows, per unire i due livelli in un unico livello. Ora, per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine, andiamo su Immagine, Regolazioni, Livelli. A questo punto spostiamo la frecciolina grigia a destra per arrivare a circa 0,70. E come vedete l'immagine si scurisce. Poi invece prendiamo la frecciolina bianca e la spostiamo a sinistra fino a raggiungere circa 212. Vediamo ok. Per migliorare ancora la qualità dell'immagine consiglio di utilizzare vividezza, aumentando di molto la vividezza, per cui mettendola a livelli alti come 65 e aumentando la saturazione di poco, di 10 punti circa, diamo ok. Questo, come vedete, è il risultato finale dell'immagine. Andiamo ora a confrontare appunto queste due immagini. Così è senza il fotoritocco con Photoshop e così è con il ritocco di Photoshop. Secondo me è meglio la seconda, ovviamente la definizione non va a aumentare di tanto, però alcuni dettagli sono diciamo venuti meglio. Se ad esempio vediamo questa statua qui, senza ritocchi, come vedete è proprio sfocata tanto, mentre così si distingue meglio dalla pianta che c'è dietro. Ovviamente i livelli di modifica dell'immagine dipendono da quanto è sfocata e dal tipo di immagine, dalla dimensione e dalla risoluzione. Quindi vi faccio vedere i trucchi per modificarla e poi dopo i valori li scegliete voi. Se avete qualche problema lasciatemi un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!